Ben ritrovati a 7 Sera Salute, continuiamo a parlare di abitudini sane per poter stare bene, di medicina estetica insieme alla dottoressa Dvorah Ancona, bentornata. Eccomi. E bentornata anche la dottoressa Anna Villarini. Salve. Eccoci qua, allora ci siamo lasciati con qualche indicazione alimentare, insomma per Certo. stare bene, è giusto una dieta equilibrata, ma e gli eccessi, ma adesso andiamo bene dentro alle problematiche che ci preoccupano di più per quest'estate. La prima su tutte è la cellulite, fa veramente tanta paura alle donne. Iniziamo a capire bene che cos'è, perché la cellulite è una vera e propria patologia Patologia. che colpisce tutti, perché? Tutte Allora, le donne, ecco perché. intanto tendo a precisare che purtroppo l'80% delle donne ha la cellulite, quel restante 20% crede di averla, perché tante volte ci confondiamo un po', nel senso che non dobbiamo diventare pazzi prendendo e stringendo i nostri tessuti in questo modo finché vede, dottoressa, guardi, se schiaccio molto forte c'è un buco. Ecco, non è così. Il tessuto chiaramente ha una sua elasticità, non tutti hanno lo stesso tono, quindi non è sempre detto ad esempio che si tratti di cellulite. Quindi la prima cosa che bisogna fare è assolutamente trovare una persona qualificata che abbia la capacità di individuare se si tratta di cellulite, se si tratta di una postura sbagliata, se si tratta di un muscolo rilassato, perché quando ad esempio il tessuto tende a scendere nella parte specialmente posteriore del nostro corpo, cosa succede? Che si vede questa pelle che sembra cellulitica, ma in realtà no, è semplicemente che bisogna cercare di rialzare il gluteo. Quindi, come al solito, siamo alla base di tutto, cioè l'alimentazione, quindi spiegare al paziente che deve appunto seguire una corretta alimentazione, ovvero che i trattamenti della cellulite devono seguire degli step necessari. Ovvero, è inutile che uno venga a farsi fare dei trattamenti di cellulite se mangia come un pallone, perché non otterrà niente. È un aiuto reciproco, per cui bisogna spiegare al paziente che chiaramente se prende il paziente e mangia in un modo corretto, fa dell'attività fisica, contemporaneamente fa dei trattamenti e segue determinati modi di vivere, avrà un tipo di pelle, se no altrimenti sarà in un'altra condizione. La cellulite, come dicevamo prima, che cos'è? È praticamente uno stato di infiammazione di quello che capita nel tessuto, ovvero praticamente nel tempo noi donne che abbiamo una circolazione molto peggiore, ahimè, rispetto a quella degli uomini, perché abbiamo praticamente la parte muscolare inferiore delle nostre gambe, che abbiamo detto che i tessuti sono quello che sono, ma noi abbiamo della quantità di fibra muscolare in meno, inferiore rispetto a quello degli uomini, come del resto anche di collagene, di elastina, eccetera, eccetera. Questa pompa che viene data dalla parte inferiore, che va verso l'alto, chiaramente fa più fatica nella parte bassa del nostro corpo. E per questo abbiamo del ristagno a volte di liquido. Questo ristagno di liquido, ovvero l'edema, ovvero l'acqua nelle gambe, quando uno sente le gambe pesanti, quando comincia a sentirle appesantite, eccetera, eccetera, cosa succede? Deve cercare di curarla già subito. Ovvero, cosa vuol dire? Cercare di bere acqua più naturale possibile, nel senso, va bene frizzante o non frizzante, a me fanno morire queste pubblicità, la frizzante fa male. L'acqua è l'acqua. Va bene, ci Siamo vuole e deve d'accordo. essere anche D'accordo. ricca di sali Assolutamente giusti, d'accordo. perché le acque senza sali ci fanno star male, specialmente d'estate. Quindi bisogna continuare a guardare il contenuto di sali, eccetera, eccetera. Non è che un'acqua che ha più potassio, più sodio, è un'acqua che fa ingrassare. Non è così, l'acqua non ingrassa. Quindi Fortuna almeno l'acqua no, sfatiamo, ecco, sì, almeno l'acqua assolutamente, no. non Non ingrassa. ingrassa. Detto questo, bisogna cercare di bere, chiaramente. A questo punto magari dovremmo cercare di utilizzare, purtroppo non sono comode, non sono belle, ma queste calze che ad esempio hanno una, diciamo, compressione, le famose 140 denari, ahimè, che vedete anche in grossi supermercati, non faccio di nuovo il nome, Ok, però a grazie. 7-10 euro si possono comprare. Ecco. Sono fastidiose, sono calde, ma per chi sta molte ore in piedi Sono sono fondamentali. fondamentali. Chiaramente Certo. d'estate si fa più fatica. Però d'inverno, almeno finché non arriviamo in questa stagione, il consiglio mio è quello di cominciarla a Esatto, il mettere. consiglio base per Ma non c'è. avere poi situazioni gravi. Perché da lì Poi, si degenera. ecco, esatto, poi per vedere come si interviene, lo vediamo fra un secondo, continuiamo un attimo a Sì. approfondire il discorso dell'alimentazione perché ci sono dei cibi, allora abbiamo detto l'acqua per fortuna fa solo bene, però dei cibi Assolutamente. che vanno assolutamente banditi per chi vuole combattere la cellulite, è Sì. vero? Sì, no, non è No. vero. Cioè, nel senso, l'assolutamente bandito mi sembra sempre una cosa troppo estrema, però ridotti Sì. fortemente. Ad esempio, il caffè favorisce un po' la cellulite, i salumi, i cibi grassi, i formaggi, ecco, questi alimenti qua vanno ridotti, ma non è che dobbiamo pensare di non farne per niente, assolutamente consumo. Invece, quello che favorisce un discorso antinfiammatorio,
antinfiammatori, quindi va a migliorare quella condizione di cui la dottoressa poi ha spiegato benissimo, è avere delle corrette abitudini di vita un pochino più in generale. Uh-huh. Ad esempio, uh-huh, l'attività fisica è fondamentale. Non si corregge una cellulite se non si fa anche un'attività fisica regolare, non quella del sabato e quindi della domenica, che aiuta, che... Esatto, che aiuta poco. L'altra cosa è non fumare. Uh-huh. Il fumo depone a favore della cellulite, quindi chi fuma per mille motivi dovrebbe smettere, ma anche per un discorso estetico, favorisce anche le rughe il fumo, uh-huh, quindi voglio dire è un'altra abitudine. E poi consumare, specialmente adesso che andiamo nella stagione estiva, alimenti vegetali. Gli ortaggi sono una cosa meravigliosa, gli ortaggi di stagione, se noi andiamo ad escludere un unico ortaggio che è un pochino troppo ricco di carboidrati, quindi non fa proprio un gioco, e non contiene praticamente antiossidanti, che sono le patate, uh-huh, ecco, come vedo a prova, gli altri vanno tutti molto bene. Okay. E ognuno contiene, anche in base al colore, delle sostanze nutritive diverse, e questo ci permette di avere, se mangiamo a colori, uh-huh, cioè verdure di tanti colori diversi, tutta una serie di sostanze antiossidanti che sono importanti anche per la cellulite, non solo devo dire, ma anche per la cellulite. Certo, sono comunque, poi, il cibo e l'attivatore del nostro corpo, sì, per cui bella l'indicazione di una dieta colorata, sì, carina. Io poi metterei un'altra cosa in questa dieta colorata, il pesce, perché il pesce ha il vantaggio di contenere, specialmente il pesce piccolo e il pesce azzurro, omega 3. Gli omega 3 sono dei grassi meravigliosi che hanno azione anche antinfiammatoria, oltre che stimolano le difese immunitarie, uh-huh, quindi hanno tante componenti importanti. E lo metterei in questa alimentazione estiva, bene, e benissimo, di preparazione per le vacanze. Benissimo, adesso invece ci rivolgiamo a chi, ahimè, ha già invece questa problematica della cellulite. Cosa si può fare? Come la medicina ci può venire incontro? Come ci può aiutare? Allora, la regia, chiedo di preparare il nostro video sui glutei. Iniziamo a spiegare un po' di tecniche, magari non dolorose, perché il dolore fa veramente molta paura, che si possono fare. Allora, intanto quello che fa il medico estetico non è di far dolore, nel senso, mm-hmm, che non fa particolarmente dolore, perché noi non facciamo niente che sia di taglio, ma andiamo ad agire. In questo caso, ad esempio, potete vedere un manipolo che si muove, questa è un'onda acustica, ovvero un'onda particolare che arriva a livello del tessuto grasso, dove c'è da andare ad esempio a distruggere la fibrosi, perché prima abbiamo detto che si parla di edema, poi questo edema si organizza, da lì si forma quella che è la fibrosi, ovvero si formano come dei setti che vanno poi a far sì che la cute diventi prima buccia d'arancia e poi amaterasso. Chiaramente questa cute amaterasso, ovvero quando vediamo che diventa dura, quando vediamo che c'è questa compressione dovuta a questi setti, dobbiamo andarli a cercare un attimo di smuovere. È un semplice massaggio, non ce la può fare. Per cui esistono queste onde acustiche, come avete visto precedentemente, che vanno a dare una botta al setto affinché si vada a distruggere, compreso quello che è l'accumulo di cellule adipose. Importante è comunque suddividere la cellulite in due stadi, così almeno non facciamo errori. Bisogna parlare di cellulite del tipo adiposo o di adiposità localizzata, quando ci troviamo di fronte a del grasso che ad esempio a livello qua dei fianchi, oppure sotto la famosa banana, sotto al gluteo. Questo è un grasso localizzato che va trattato secondo una particolare procedura, ovvero con dei trattamenti che vanno a distruggere del grasso, quindi dalla fosfatidilcolina, lì un po' di male fa perché sono piccole punturine, mm-hmm, piuttosto che alle onde acustiche, come appunto in questo caso, o la cavitazione che va a distruggere il grasso. Chiedo intanto alla regia di mandare un altro video che parla della pancia, perché anche qui si possono avere problematiche di adipe, sì, localizzato, così intanto solo, ecco, almeno vediamo altre immagini. Localizzato, ecco, qui non so, questa è un'altra cosa, perché questo? Dovete sapere che poi, tra le altre cose, io sono un amante delle tecnologie, vengo chiamata un po' alla tecnologica, nel senso che viaggio un po' per tutto il mondo, sono nata in Israele e forse sono un po' errante di natura, e questa è un'apparecchiatura infatti israeliana che permette, senza fare delle punture, di passare all'interno del tessuto, quindi dell'addome in questo caso, la fosfatidilcolina, ovvero quello che spruzza all'interno con questa compressione, permette con questo ossigeno attivo di far passare una buona percentuale di fosfatidilcolina. È chiaro che in questo modo ci vorranno più sedute rispetto a quello delle punture, ma per tutti coloro che hanno paura di fare delle punture, sappiate che c'è comunque questo discorso, che non è un discorso da così superficiale, chiaramente parlo di studi scientifici ed approvati dalla FDA americana, insomma degli studi che hanno un che di concreto, quindi è molto importante sapere, certo, anche ecco, questo. Ecco, è fondamentale sapere che bisogna sempre affidarsi ovviamente a degli specialisti, perché non ci può essere un percorso oggettivo così per tutti studiato, è un percorso assolutamente soggettivo, le tecniche sono tante, bisogna trovare, ecco, quella migliore per noi. Gli ultimi 30 secondi di oggi, e poi ci rivedremo, perché da dire c'è veramente tantissimo su questo argomento che interessa a tutti, li vorrei dedicare, tornando all'alimentazione, a tutti
quei cibi che sono light, che attirano tantissimo. Visto che abbiamo parlato di dieta, di alimentazione sana, che è doverosa sempre, ma tutti ci guardano adesso che è estate, la scelta della dieta colorata, però preferendo i cibi light, è da consigliare o da sconsigliare? Io la sconsiglierei, cioè non consiglierei di acquistare i cibi light. I cibi light danno a volte nell'individuo la falsa sicurezza che di quel cibo se ne può mangiare tanto perché c'è scritto light, e questo non è vero. Sono d'accordo. Guardiamo gli americani, appunto. Uno, perché molti light comunque contengono zuccheri e grassi solo in una dose leggermente inferiore a quella del cibo non light, e altri perché invece in sostituzione vengono messe delle sostanze che non sempre depongono a favore della nostra salute. Vorrei dire una cosa, aggiungere, quando si parla di adipe localizzata è importante l'attività fisica o un intervento estetico ben fatto, perché purtroppo una cosa che ci viene chiesta spesso da nutrizionisti è: posso togliere il grasso qua dal fianco con l'alimentazione? L'alimentazione non agisce localmente, agisce complessivamente in tutta la massa grassa dell'organismo, quindi combinare più cose dove ci sono delle problematiche serie importanti è fondamentale. Fondamentale, sì. Sono d'accordo. Infatti la migliore trade union è proprio fra il nutrizionista e il medico. Sì, esatto, per riportare armonia nel nostro corpo. Assolutamente. Allora io vi ringrazio infinitamente, ci rivediamo prestissimo, prima dell'estate. Adesso c'è un pochino di pubblicità, però restate con noi perché continuiamo a parlare di come la bellezza possa aiutare a combattere per la salute. A tra pochissimo.